Dallo scorso settembre carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno sperimentato l'uso della pistola a impulsi elettrici, il Taser X2. Spara due dardi collegati all'arma per mezzo di fili che trasmettono la scarica elettrica. Ogni scarica dura massimo 5 secondi. E immobilizza temporaneamente il soggetto. La pistola a impulsi elettrici è fondamentale in tutti quei casi in cui bisogna procedere a riportare alla calma soggetti che sono particolarmente esagitati o che possano impugnare degli strumenti atti ad offendere. È importante fare chiarezza su quando è il momento di sparare. Oh, come on, bro! E come. Quanto si conoscono i rischi legati all'uso della pistola a impulsi elettrici? Buonasera, sarebbe un'arma a tutti gli effetti. Le nostre forze dell'ordine hanno fatto una formazione in base a dei rigidi protocolli, poi hanno fatto la sperimentazione. Abbiamo chiesto di filmare la pistola elettrica, ci hanno detto di no, così come ce l'ha negato anche la Axon, la casa che la produce. Dobbiamo fidarci di quello che ci dicono, perché non è pubblica la relazione finale della sperimentazione nelle prescrizioni del Ministero della Salute. La nostra Antonella Cignarale è andata in Olanda, dove stanno sperimentando lo stesso tipo di pistola elettrica, per cercare di capirne di più, anche perché è stato esteso l'uso nel nostro paese anche alla polizia municipale. È nato un dibattito tra sindaci, c'è chi dice no, c'è chi dice sì, intorno a questa controversa arma, perché il confine tra la dissuasione e quella che potrebbe essere una tortura è labile. Col decreto sicurezza si consente la sperimentazione anche alla polizia municipale nei comuni sopra i 100.000 abitanti. Il sindaco di Verona è favorevole. Quando potrebbe essere utile qui a Verona avere una pistola a impulsi elettrici? Sono i trattamenti sanitari obbligatori. Quasi quotidianamente i nostri agenti hanno a che fare con dei soggetti che sono in condizioni psichiche particolarmente aggressivi. Tante sono le situazioni in cui semplicemente le richieste di documenti, le situazioni di degrado e quindi accattonaggio o quant'altro, tutto si può risolvere in una verifica dei documenti, ma si può anche avere invece che dall'altra parte ci siano delle persone particolarmente aggressive. Il Consiglio Comunale di Milano invece ha votato contro. Secondo il vice sindaco servono indicazioni chiare dal Ministero. Quando sono i casi in cui effettivamente quella è la risposta necessaria, quando invece si potrebbe in qualche modo delineare un eccesso di legittima difesa o addirittura un uso improprio. Lei sarebbe d'accordo a far usare la pistola a impulsi elettrici su una persona che è soggetta a trattamento sanitario obbligatorio? No, perché non si sa dove si va a finire. In Olanda la sperimentazione della pistola elettrica è durata un anno. Ha coinvolto 320 poliziotti e sono stati registrati 343 usi. A stilare la valutazione è stato Otto Adang, professore dell'Accademia di Polizia. Un caso in cui è stato importante l'uso della pistola elettrica è stato quando un uomo stava strangolando una poliziotta. I due colleghi hanno mostrato l'arma e questo è bastato per far arrendere l'uomo. Il taser è perfetto perché li puoi mettere a terra in modo sicuro e arrestarli. Io penso che sia abbastanza estremo. La distanza da cui vengono lanciati i dardi può determinarne l'efficacia. Per immobilizzare il soggetto, i dardi devono conficcarsi a una distanza tra loro di circa 30 cm. Se si spara troppo vicino al bersaglio, i dardi arrivano troppo vicini tra loro e l'effetto di paralisi può essere parziale. Nelle linee guida del Ministero dell'Interno, la distanza consigliata è dai 3 ai 7 metri e ci sono zone del corpo che bisogna evitare di colpire. Per esempio la testa, il collo e gli organi genitali. E come da avvertenze, evitare di colpire vicino al cuore, per ridurre potenziali rischi di lesioni gravi o morte. Cosa che succede al cuore nel momento in cui veniamo colpiti da una pistola a impulsi elettrici? In determinate condizioni potrebbe innescare una aritmia importante che si chiama fibrillazione ventricolare, che porta al arresto cardiaco. La Axon, azienda leader della fabbricazione di pistole elettriche, ci spiega che il rischio è identificato quando la distanza tra il dardo della pistola e il cuore è di 4 mm. E non è stato stabilito in modo definitivo il nesso diretto tra l'arma elettrica e l'arresto cardiaco.
Non ci sono evidenze mediche che il taser sia letale, ma nel mondo reale i principali rischi sono la caduta, se il soggetto è sotto effetto di droga, se ha problemi di cuore. La combinazione di questi fattori, con lo stress e l'adrenalina, insieme all'uso della pistola elettrica, potrebbero portare a conseguenze fatali. Negli Stati Uniti, dove il taser è diverso da quello sperimentato in Italia, l'inchiesta della Reuters ha analizzato 1000 casi di morte, tra cui quella di un ragazzo di 17 anni. Il decesso è stato attribuito allo stato di agitazione, stress e uso della pistola elettrica. Ha ricevuto sul petto una scarica di 37 secondi e un'altra di 5. C'è anche il caso di un ex marine, morto per aritmia cardiaca, intossicazione di cocaina e uso del taser. Alle famiglie è stato riconosciuto il risarcimento. Ad oggi la pistola elettrica è considerata un'arma non letale. L'errore sarebbe non considerarla, in virtù del suo nome, arma non letale, con cui spesso è riportata in letteratura, non considerarla più un'arma. E in qualche modo ci sarebbe un po' la tendenza ad usarla impropriamente. Amnesty International ha valutato la sperimentazione olandese un fallimento, proprio per l'uso indiscriminato dell'arma elettrica. I poliziotti hanno usato il taser senza istruzioni precise. È stato colpito con il taser un uomo di 73 anni con demenza senile perché era aggressivo. La polizia ha erogato la scarica elettrica anche su un uomo in un istituto psichiatrico, non una, non due, ma tante tante volte. Ci sono stati casi in cui la scarica è stata erogata con la pistola a diretto contatto sul corpo, su persone che erano già sotto il controllo della polizia, nell'auto della polizia, in questura o gente ammanettata. Queste sono immagini americane di una telecamera collegata a un taser usata a diretto contatto col corpo. In Italia questa modalità d'uso non è consentita perché è considerata tortura. Eppure basta mettere in funzione l'arco elettrico e premere la pistola sul corpo. Da quanto si legge sulla stampa locale dello scorso settembre, nella questura di Reggio Emilia, sarebbe partita una scarica simile. Perché il fermato si scagliava contro gli operatori entrando in contatto diretto con l'arma, mentre l'arco voltaico di avvertimento era in funzione. In quali contesti ritiene che l'utilizzo della pistola a impulsi elettrici sia, diciamo, inammissibile? Quando già le persone stanno sotto il controllo di altre persone. Aggiungerei quando non c'è un pericolo vero e la si vorrebbe utilizzare semplicemente per fare eseguire un ordine. Con l'avvio della sperimentazione della pistola elettrica, in Italia i sindacati di polizia mettono le mani avanti, chiedono maggiore tutele per gli agenti in caso di richiesta di risarcimento danni se qualcosa dovesse andare storto. Quindi di non pagare in prima persona eventualmente le spese in caso di un utilizzo anche sbagliato, comunque colposo, di un'arma di questo genere. A sua volta la Federazione Sindacale di Polizia ha chiesto delle modifiche nelle linee guida del Ministero dell'Interno. Le linee guida noi non vogliamo logicamente che diventino un boomerang nei confronti dell'operatore di polizia. Tenere conto della distanza, tenere conto delle asperità del terreno, tenere conto di dove devono colpire i dardi. La nostra preoccupazione è a quello 0,1, a quell'1% dei casi che dovessero poi portare a un qualcosa di diverso. Se si eliminano queste correzioni che voi avete chiesto al Ministero dell'Interno, non rischia di essere punito, diciamo, la gente se non rispetta la distanza per sparare o se i dardi finiscono sul volto, sul torace, piuttosto che, non so, sul braccio? Assolutamente sì. Non si può non tener conto della dinamicità dell'evento. Quali sono anche i vostri dubbi sull'utilizzo della pistola elettrica? Non abbiamo mai capito quali siano state le prescrizioni del Ministero della Salute, perché ad oggi non siamo a conoscenza di questi atti. Nel decreto a firma del ministro Salvini si dà avvio alla sperimentazione vista la nota del Ministero della Salute e le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Abbiamo chiesto di poter intervistare i loro esperti, ma non è stato possibile. Allora abbiamo chiesto al Ministero della Salute di poter consultare almeno le sue prescrizioni, ma pare che senza l'ok del Ministero dell'Interno non possano parlare. Abbiamo sentito l'ufficio stampa del Ministero dell'Interno? Sì. Che non ci ha risposto a questa cosa. Noi se non abbiamo un ok da loro non possiamo rilasciare nessuna intervista. Ah, ok, non sapevo che il Ministero della Salute dovesse chiedere il parere al Ministero dell'Interno, diciamo. Visto che le pistole teaser, insomma, se ne dovranno occupare loro, noi non possiamo parlare senza che loro ci danno un ok. Voi per caso l'avete già sentito?
li abbiamo sentiti e il paradosso è che il Ministero dell'Interno a sua volta aspetta l'ok del Ministero della Salute. Riguardava la pistola? Sì. Il Ministero della Salute non ci risponde. Ho capito. Quindi è la difficoltà è anche quella. Visto che è partita la sperimentazione per la pistola a impulsi elettrici, il Ministero della Salute... La sperimentazione... Per la pistola a impulsi elettrici. No, volevo solo chiedere, voi avete fatto una nota? Vorremmo solo sapere se il Ministro ci fa arrivare la nota. Ci riproviamo. Chiaramente ci sarà un documento finale dove saranno contenuti tutte le osservazioni, anche quando sarà definita la sperimentazione. In quel momento saremo in grado poi di darvi tutti i dettagli. Va bene, grazie. Lei ha letto le avvertenze della casa produttrice? Qualcosa sì, qualcosa no, perché ho tante cose da fare. Lo immaginiamo, qui però la sperimentazione è finita e da una parte c'è un ministro dell'interno che dice entro l'estate la pistola elettrica entrerà nelle nostre città, però invece dall'altra parte ci sono i suoi poliziotti che dicono no, aspettate un attimino perché vogliamo evitare che questa diventi un boomerang e si giochi sulla nostra pelle, vogliamo leggere le prescrizioni del Ministero della Salute, vorremmo sapere per esempio quante scosse elettriche possono essere sparate, di quale durata, avremmo voluto leggerle anche noi, abbiamo chiesto al Ministero dell'Interno, ha detto dobbiamo aspettare l'ok del Ministero della Salute, allora abbiamo chiesto al Ministero della Salute che dice però dobbiamo aspettare l'ok del Ministero dell'Interno, evidentemente tra i due non si parlano. Ecco, nel frattempo è stata sperimentata, è stata utilizzata la pistola elettrica all'interno di un istituto psichiatrico in Toscana. Il Consiglio regionale ha votato una mozione in cui ha detto no, non si usa nelle nostre strutture sanitarie. Ecco, allora, tanto dovranno partire, vedremo se, come e quando partiranno. Intanto partiamo noi.